Ciao a tutti, guerrieri Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Come potete vedere c'è anche lei, una nostra protagonista. Oggi non sono stato tanto bene perché ho una tosse e raffreddore, mal di gola da ieri. In questo video di venerdì 19 ottobre, in realtà avete visto che un giorno il video dei preferiti di settembre è stato slittato, si dice così, al giorno 18 ottobre, mentre doveva uscire il 17. Quindi oggi, essendo un vlog, perché di solito voi dovete sapere che oggi sono un gran fan di Sailor Moon, ma non si parla di Sailor Moon, ma appunto stavo dicendo, è un tema vlog chiacchiericcio. In questo vlog chiacchiericcio parleremo del più del meno. E vi voglio assolutamente essere partecipi e per riflettere, come avete letto dal titolo, da una cosa che io in 2 anni e mezzo ho da quando scusate, da quando ho iniziato YouTube. Da 2 anni e mezzo stavo riflettendo su questa cosa. A gennaio faranno 3 anni che ho iniziato a fare i video. Per il resto, ho aggiornato la mia agenda Filafax a piano, perché qui in questa agenda c'è i video che devo registrare. E domenica, come sapete, finalmente vi mostrerò queste famose librerie. Lo volevo registrare ora, però la luce non c'è. Tanto ho domani e sabato, sabato e domenica sono da solo il pomeriggio a casa, e vi volevo chiedere un'altra cosa. Io ho notato che questa Filofax, nell'agenda Filofax, ci sono giorni pagine vuote, perché davvero io ho fatto altre cose e l'ho un po' trascurata. Se dovremo decorare o organizzare qualcosa, basta che me lo dite nell'info box e io faccio un video sulla Saffiano. In realtà voi dovete sapere che la Saffiano ora non è messa nel suo cartoncino da quando è arrivata Amazon, e si trova nella libreria di fronte, cioè nel piano, in questa libreria, in questa stanza, nel primo piano della libreria dedicata a YouTube. È divisa lo spazio in materiale di YouTube, quaderni, quadernetti, bastoni da selfie, diciamo, se uno solo, per un altro sotto, è diviso, condivide un altro angolo che è il continuo della mia gadgetistica di Sailor Moon del 2011. Alcune cose però non sono del 2011, perché sono un regalo da parte di un mio amico di Napoli, e quindi la Filofax sta lì. Io volevo chiedervi anche questo. Io ho visto molto, vabbè, tanto non c'è nulla da fare, non posso parlare. Allora, sentite la tosse com'è. Volevo sapere da voi se eravate interessati a vedere dei video dedicati o dei vlog dedicati allo studio dell'università. Ho scoperto la data dell'esame, dovrebbe essere il 20 dicembre, storia medievale ovviamente. Io ovviamente noto, perché io guardo, che questi video legati all'università, allo studio, non è che piace tanto alle persone che mi seguono, e quindi a volte non li faccio, a volte li faccio poco, come, perché in base io prima chiedo a voi e poi giustamente faccio quello che devo fare, giustamente. Il tema del video, tornando a noi, è il perché su YouTube io non vengo considerato dagli altri YouTubers. Dagli altri YouTubers piccoli, grandi, medi, in generale. A parte i ragazzi del Sailor Team, ricordo che
i youtubers di Goodbye Neverland non sono più candidati del gruppo perché hanno lasciato, non posso parlare di questa cosa, hanno fatto una scelta, essendo ancora nel periodo del mese di prova, e hanno preferito andarsene via per loro scelta. Io rispetto la scelta, non sono qui a criticare, ognuno è libero di andarsene via, quello che volete. Altri youtubers piccoli, medi e grandi io li sto cercando per farli venire nel gruppo, però ovviamente è molto difficile. Chi lavora, chi studia, chi è ancora un ragazzino alle superiori, quindi abbiamo tutto, chi fa l'università è maggiorenne come me, e quindi eccetera eccetera. L'unico candidato del gruppo che dovrà cadrà fine ottobre, penso, fine ottobre inizio novembre, poi farò la valutazione insieme a Fromo Matechan e gli altri, e Shinigami P. Shinigami P è, come ho detto, un gruppo Facebook dedicato a YouTube. Ha fatto un annuncio in cui cercava persone che avessero, si dice così, passione per manga e anime. Ovviamente mi hanno risposto in molti e i miei numerosi post, però alcune gente non erano serie, alcune ragazze, perché ci sono state anche ragazze, non avevano i requisiti necessari perché nei loro video, nel loro canale, non portavano anime e manga, anche se loro affermavano, vedevano il mio cognome, stavo dicendo, il mio canale dedicato a Zero Boom, io mi piace Zero Boom, bla bla bla, eccetera eccetera. La prima cosa è questa: io non vengo considerato dagli altri youtubers grandi, piccoli e medi, piccoli, grandi, medi e piccoli, perché non solo il fatto che io ho un canale dedicato a Sailor Moon e si chiama Sailor Moon Fans, alcuni di loro vedano questi miei video e vedranno dei video che faccio. Posso fare la decorazione della Saffiano, l'organizzazione dello studio universitario, dei vlog come sto facendo ora, unboxing di mystery box come la Defun Box che ritorna a novembre, i gadget Sailor, oppure i pacchi di Amazon che martedì mi è scaduta l'abbonamento, io poi la settimana prossima quando mi arrivano i soldi e tirocinio la rinnovo a 36€. C'era un mese 4,99, però preferisco farla 36€, in cui io prendevo i manga di Sailor Moon, io parlo al passato, però perché li ho completati i 12 volumi nelle 5 serie, e faccio vedere queste cose, ma le persone vedono i miei video ma non parlano. Se non c'era il Sailor Team è un nome provvisorio del gruppo che per far vedere alle persone che io sono il fondatore, che in futuro dovrebbe cambiarsi, io quando ritorna Framone Matte Channel voglio a tempo, nel senso quando è libero dei suoi impegni su YouTube, quando inizierà a fare i video compresi anime e commentary, io martellerò per far vedere dei nomi papabili per questo gruppo. E anche un'altra cosa, Sailor Team, anche per questo fraintendimento, perché le persone credono che questi youtubers oltre a me parlano di Sailor Moon. Chiaraccio e Trice ovviamente hanno parlato di Sailor Moon negli anni scorsi. Trice lo faceva fino a un anno fa, ha fatto delle collaborazioni con me. Chiaraccio, anche lei lo fa, ma non fa sempre Sailor Moon, fa anche altre cose. Ovviamente il tema principale del gruppo sono gli anime e manga. La prima cosa che io
chiedo scusa. La prima cosa che io vedo nella difficoltà, mi fa male anche la gola quando tossisco, incredibile. Quando io vedo altri youtubers che sono nati dopo di me, il mio canale, chi arriva a 1000, chi è super giù al numero di iscritti, io l'ho detto sempre, no, il numero di iscritti se è alto o basso a me non mi interessa, perché io faccio video, chi vuole guardare lo guardi, chi non lo guardare basta, chiude il video e ognuno va via e vada via a vedere altri video di altri YouTube. Gli altri youtubers che sono qui, ovviamente quelli come me che hanno piccoli canali, non hanno passione di anime e manga, che questo gruppo Facebook di YouTube dedicato a YouTube Italia parlano di altre cose. E la cosa più strana, essendo quasi tre anni io su YouTube non ho visto nessuno scrivere per un per conoscersi oppure per collaborare tramite video, nessuno. E fino adesso io sono molto, io faccio i miei video, faccio quello che devo fare, ma altre collaborazioni in altri youtubers al di fuori dei youtubers SLT non c'è. Domani c'è una live, già ve lo comunico da questo video, a posto di anime e manga, sabato 20 ottobre 2018 c'è una live. Io spero che uno dei nuovi youtubers del Sailor Team possa venire con me in live, perché parleremo di un anime, manga anime, e quindi faremo dei pareri personali. La live penso saranno su dalle 4 alle 17, il tempo di portare lei giù, perché dovete sapere che lei ora rimane con me nel weekend, quindi mia sorella stasera va via col fidanzato perché deve andare a fuori Firenze e quindi non se la può portare quando va fuori Firenze a trovare i parenti del fidanzato. La mia sorella non se la porta lei perché appunto è un condominio e quindi ha paura che dai suoi abbai eccetera eccetera, essendo anche una casa molto piccola dove viene ospitata, e quindi lei non può starci. Dovrebbe ritornare domenica sera comunque mia sorella. Comunque la live io poi porto prima lei giù a fare i suoi bisogni, visto che lei ha quasi 9 anni e adesso in un ultimo periodo sta iniziando a fare molto molta pipì, perché vista la sua anzianità, quando lei era giovane tra virgolette, quando era più piccola anagraficamente, nel senso dell'anagrafica canina, non faceva tanta pipì. Ora è capitato 2-3 volte su quel letto dove la vedete, dorme lì insieme a mia sorella. La mattina mia sorella la trova, a volte la trova che lei fa la pipì. Stamattina si è svegliata, quando mi sono svegliato io dovevo andare a tirocinio, ma non ho potuto andare, e quindi già voleva andare giù perché già chiamava, perché nel senso che lei la pipì non ce la fa più a trattenerla. A parte questo, che io mi sto portando fuori, io qui a Firenze, io l'ho detto sempre, di youtubers non ce ne sono. Se ci sono, fanno altre cose. Firenze, a differenza Bologna, Milano, Roma,
soprattutto a Milano, visto che Milano è la città d'eccellenza di YouTube Italia, ma soprattutto è la sede dove vivono i grandi youtubers di YouTube Italia, ma anche piccoli e medi. Per esempio Dario Augusto IV abita lì, ma non è come loro, che è un grande YouTube, che è YouTube gli dà i soldi, assolutamente no. Lavora lavora come una persona normale. Sergio Livorsi, che abita vicino a Milano, anche lui è, anche lui, io ve lo posso, non posso andare nei particolari perché c'è la privacy, vi posso dire che lui sta cercando lavoro essendo disoccupato come me, perché io sono disoccupato. Ci sono molte persone su YouTube che abitano a Milano, sfortunatamente a Firenze, io parlo di Firenze, non ci sono youtubers. C'è uno youtubers di Firenze, che è due youtubers big, uno adesso è insieme a altre persone, hanno fatto una specie di team, fa, quindi vive al di fuori, va al di fuori di Firenze, viaggi eccetera eccetera. L'altro big di YouTube invece sembra che abita qui, perché non posso rivelare il suo canale qual è per privacy. Non parla di anime e manga, non parla di vlog, ma a carattere scientifico, e quindi abita qui. Io lo seguo su Instagram, lo seguo su YouTube, mica è venuto a scrivere i miei video, sei di Firenze, facciamo dei vlog insieme eccetera eccetera. Assolutamente no, perché su YouTube c'è la regola, ognuno pensa per sé, perché è chiaro, io penso per me, gli altri penseranno per loro stessi. A me mi dispiace molto, perché non siamo tutti uguali, ci sono persone che sono false, che hanno due facce, che possono essere, si trovano nel mondo reale, si trovano nei social network, si trovano su YouTube, si trovano dappertutto, e fanno una faccia e poi alle spalle fanno la vera faccia. Io parlo dei ragazzi del Sailor Team, ora Shinigami, Dario, Z16, Greco, che sono gli ultimi arrivati, non mi conoscono ancora tanto bene, perché è un paio di mesi che sono venuti qui nel... Madonna mia, è 18 minuti, vabbè, il vlog è lungo. Non mi conoscono ancora bene, quindi è ovvio che sicuramente mi avranno parlato male alle spalle, ma questo è normale. Oppure Framone Matteciano, Luca Metabrix, Chiaraccio, Sergio Livorsi, Trice, i fratelli Kirk, Topalme e Zeta, sicuramente mi avranno parlato male alle spalle. Un giorno che volevo fare un video collaborazione, un giorno per una live, uno di loro probabilmente stava nervoso perché quel giorno è successo questo e quest'altro. Quante volte mi avrà insultato, tra virgolette, però ovviamente è normale, se uno è stanco, se uno lavora, è logico che tu vieni parlato male. Ovviamente questa supponiamo che loro non l'hanno mai fatto, ovviamente i youtubers del Sailor Team. Questo accade in molti, tra molte persone. Io l'ho visto su YouTube Italia, è così. C'è stato un video di una grande youtuber italiana, una big di YouTube Italia, diciamo così, riguardante la scuola.
Questa youtuber affermava che lei non poteva andare a scuola, anzi per sua scelta non ha continuato dopo le scuole medie. Che cosa è successo? A parte le critiche, i commenti, eccetera, eccetera, altri youtubers hanno fatto dei video dove la rispondevano praticamente. Ovviamente concordo con quegli altri youtubers. Io seguo un team di youtubers nerd. Spero che tu mi stai vedendo. Una ragazza che appartiene a questo gruppo. E concordo con quello che hai detto su quella youtuber. Anche io faccio storia, ma in Italia non posso fare i, come si dice, non posso fare l'insegnante di italiano e storia, perché occorre la laurea specialistica, il quarto anno e il quinto anno, la seconda laurea universitaria, diciamo così. Poi devo fare una serie di esami addetti per abilitazione dell'insegnamento, il tirocinio e bla bla bla. Sappiamo che in Italia poi fai i concorsi e non c'è niente. Io spero che gli altri youtubers, al di fuori di quelli che conosco, possano conoscermi attraverso YouTube e nascere delle collaborazioni. A me mi piace molto conoscere nuove persone. Penso, perché il problema è che io non avevo amicizie dai tempi dei tempi per colpa di scelte sbagliate di persone intorno a me. A me mi dispiace non fare amicizie con le persone, cioè su YouTube intendo. Non siamo tutti uguali, quello è vero. Ora non so se questo video lo vedrete il 19 o il 20, perché sento molto molto lungo. Mi fermo qui. I miei social network, da Facebook a Instagram, Telegram probabilmente lo cancellerò il gruppo, perché in 46 iscritti, ma non lo so. Nell'info box Serum Infanzia affiliata da Amazon e il mio secondo canale Random Youtuber Boys, nell'info box troverete i youtubers del gruppo, del team, del mio team, da Framove Matte Channel a Shinigami P. Noi ci vediamo domani, sperando che questa live ci sarà con questo youtuber del team. A domani, ciao ragazzi.